Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi, rullo di tamburi, voglio presentarti uno dei primi campioni di vetro sottovuoto. È una tecnologia innovativa che è stata sviluppata dalle principali case produttrici di vetro. Questo è uno dei primi campioni. Come puoi vedere, lo spessore sembra praticamente un vetro simile, è un vetro, in questo caso è un 4 più 4, con nel mezzo un intercapedine di soli 2 decimi di sottovuoto tra i due vetri, quindi è un vetro che rimane molto molto sottile, ma con delle prestazioni di un vetro a tripla lastra. Cioè, ad esempio, le prestazioni che ha questo vetro qua, che è 5 cm di vetro, sono le stesse prestazioni che ha questo, che è 8 mm di vetro. È qualcosa di veramente veramente esagerato e innovativo, e è qualcosa che a mio parere nei prossimi anni rivoluzionerà tutto il mondo dei serramenti, perché consentirà di avere delle prestazioni veramente veramente elevate. E una delle caratteristiche principali è appunto di ottenere una prestazione da triplo vetro con spessori piccoli, e questo nella riqualificazione energetica degli edifici storici, dove magari ci sono degli spessori di vetri che si possono installare ridotti negli infissi legno esistenti, è molto molto valido. Ma pensa a cosa si potrebbe ottenere montando questo vetro in un vetrocamera. Arriveresti a delle prestazioni oggi impossibili e soprattutto neanche impensabili, inimmaginabili per un vetro dei giorni d'oggi. Questo vetro qua ha un'altra caratteristica, ha una caratteristica di abbattimento acustico già molto buona nella sua soluzione così standard di serie, e anche una trasmittanza luminosa abbastanza elevata, meglio di un vetro doppio, ma soprattutto meglio di un vetro triplo, perché ci sono 3 lastre di vetro. Quindi è una tecnologia innovativa, io quando me l'ha dato sono stato entusiasta. Quali sono i difetti ad oggi di questa tecnologia? Te li faccio vedere da vicino. Sono questi distanziali che puoi notare, ecco, con la telecamera così si riescono a vedere, sono dei micro distanziali posizionati perché quando viene risucchiata l'aria dall'interno del vetro, se il vetro non fosse distanziato, c'è solo un decimo di spazio, andrebbe a baciarsi uno con l'altro, andrebbe a toccare, non ci sarebbe più il sottovuoto. Quindi ogni tot centimetri vengono messe queste micro palline di materiale trasparente che, onestamente, più io lo vado a allontanare più spariscono. E anche una parte di tecnologia che sta venendo sviluppata, sta venendo ancora più miniaturizzata. C'è già anche un'altra azienda che invece di fare 2 decimi le fa 1 decimo, quindi si vedono ancora di meno. È stato ridotto anche questo bordo perimetrale, che in un vetrocamera tradizionale è molto grosso, qua è già la metà e poi verrà dimezzato ancora. Sono sparite anche già questa qui, questa è una valvola che viene appunto utilizzata per risucchiare l'aria da dentro il vetro, e anche questa è stata eliminata, non si vede più. E tutti questi difetti stanno scomparendo, come anche i limiti dimensionali, che una volta erano molto piccoli, già adesso si possono fare dimensioni già importanti, 1,5 m x 2,5 m, ma più si andrà avanti e poi si potranno fare anche lastre da 3 metri, da 4 metri, come nei vetri normali. Sono convinto che questa tecnologia ci darà tante soddisfazioni, e poi saranno anche molto contenti quelli che devono posare gli infissi, perché con un peso molto molto inferiore non ci sarà bisogno di rompersi la schiena e di rischiare sempre, quando si portano quei vetri in mano, in situazioni particolari dove non è possibile accedere con una gru all'interno di una casa, dove le vetrate vengono chieste sempre di dimensioni più grandi. Quindi ci tenevo a fartelo vedere in anteprima, questo campione che l'ho tanto desiderato. Le prestazioni sono spaziali, prestazioni termiche, te lo ripeto, di un vetro come questo, che può essere 6 mm, 8 mm, 10 mm, paragonabili a un vetro a tripla lastra da 5 cm, prestazioni acustiche molto buone, trasmittanza luminosa molto buona, pesi dimezzati. Gli unici difetti che ha in questo momento sono appunto questi distanziali visibili a distanza ravvicinata, e un po' i limiti ancora dimensionali, perché non si può fare qualsiasi cosa, e il costo, che è ancora elevato. Però anche la questione costo, come nella tecnologia, verrà comunque abbattuto quando verrà utilizzato in larga scala. Ricordati, vetro sottovuoto, ne sentiremo parlare tanto.
per un esperto di vetri, appassionato di vetri come me, è veramente una cosa grande. Grazie a chi l'ha creato, grazie davvero. Ciao e al prossimo video.